Buongiorno e benvenuti ad Artlab. Come da qualche edizione, premettiamo a tutte le sessioni una breve conversazione per dare un po' conto di qual è il senso e lo spirito con cui proponiamo Artlab. Siamo per il secondo anno a Bergamo, dopo la tappa sud di Bari Matera di giugno. Come sempre, finisce che partiamo un'idea di avere un numero di sessioni ragionevole e finiamo invece con un numero mostra di sessioni, perché sono quasi 30, ma che peraltro sono il frutto non solo del nostro desiderio di mettere a disposizione in questo momento difficile nostro delle riflessioni utili a tutti, ma sono il frutto delle proposte, delle indicazioni, della multiforme raggruppamento dei partner che, come sapete, comprendono soggetti molto molto diversi tra di loro, e questa è una delle ricchezze di Artlab e del suo programma. Il centro di tutto quest'anno è appunto come ripartire, visto che si parla tanto di ripartenza, perché se c'è un ambito in tutti, ma se c'è un ambito nel quale la ripartenza non vuol dire ritornare dove eravamo, è proprio quello dei settori culturali e creativi. Perché? Perché la crisi derivata dalla pandemia, drammatica come poche altre in Italia e nel resto del mondo, pensate che si parla, fonte OCSE, di 10 milioni di posti di lavoro persi, larga parte dei quali non recuperabili, si ipotizza un difficile recupero. Quindi non è solo la crisi pandemica, ma la crisi pandemica ha messo in evidenza tutte le fragilità e le debolezze strutturali di questo settore. In molti paesi, Italia certamente in testa. Allora è l'occasione di ripensare. Servono risorse non straordinarie solo, ma servono un ripensamento delle risorse e un investimento sulla cultura in italiana che la riporti a livelli degni di quello che l'Italia è e di quello che questo settore rappresenta. Però per farlo ci vogliono investimenti sulle persone, sulle strutture, sui programmi, però ci vuole un'altra condizione ineliminabile, che è un ripensamento radicale da parte degli operatori, che non possono limitarsi a pensare ripartiamo da dove eravamo, ma che colgano l'occasione per rileggere e ripensare quello che facevano e come lo facevano. Questo è un po' il tratto che tiene insieme tutte le varie argomenti che trovate nel programma, dall'intelligenza artificiale per la gestione del patrimonio culturale, ai partenariati pubblico-privati, al nuovo ruolo delle biblioteche come centri di aggregazione di attività e di servizi al di là del servizio strettamente di prestiti librari, e via di questo passo. Ce n'è per tutti i gusti, per tutti i tipi, con la raccomandazione che stiamo incessantemente divulgando di registrarsi. Le sessioni, tranne alcune, sono tutte aperte, ma è indispensabile prenotarsi prima e poi fare tutto quello che facciamo anche per andare in altri luoghi. Allora, oggi ci sono qui con me Nadia Ghisalberti, assessore alla cultura di Bergamo, Gian Piero Benini, Fondazione Cariplo, in particolare commissario per Bergamo della provincia di Cariplo, e Martina Cesani, che è la direttrice artistica di D'Aste, che è uno degli spazi che utilizzeremo per chi non è di Bergamo, perché a Bergamo ormai lo sanno tutti che c'è D'Aste, ma per chi non è di Bergamo è un bellissimo progetto di riconversione del comune di Bergamo in centrale elettrica, che è affidata a un'ATI che svolge attività eterogenee. Lì faremo una parte delle nostre attività, oltre che al Teatro Tascambi, alla Sala dei Mozzi, alla Sala dei Giuristi, una serie quindi di varie di spazi. Nadia. Grazie Ugo di questa presentazione. Bergamo è felicissimo di ospitare Artlab e anche di aver programmato 3 anni di ospitalità, perché è importante, e vorremmo che Bergamo si affermasse come sede di una riflessione, quella a cui tu facevi riferimento, sulle politiche culturali. È più che mai necessario non solo un investimento in cultura, ma anche una riflessione e capire qual è la direzione che vogliamo prendere. E l'idea che a Bergamo per i 3 giorni di Artlab
ci sia la possibilità per gli operatori, per chi programma, per chi lavora in campo culturale di confrontarsi con esperti che vengono da tutta Europa, quindi saremo esposti al pensiero, alle buone pratiche di esperti che vengono di livello nazionale, che vengono da tutta Europa. Credo che sia un'occasione straordinaria proprio di pensiero, di riflessione, come dicevi tu. È importante questo perché usciamo da un periodo che ha ribaltato tutti i dogmi della cultura e dello spettacolo, a partire per esempio dal numero dei visitatori, quindi siamo alle prese con problemi di sostenibilità, siamo alle prese con i problemi di riuscire a ricoinvolgere nella relazione tra la cultura e i cittadini, cercando, eravamo già impegnati nell'allargamento, nella partecipazione, nell'engagement del cittadino, ma credo che avremo perso terreno durante questo lockdown ed è necessario invece sapere che riusciamo ad arrivare a tutti i nostri cittadini, che nessuno sia escluso dalla vita culturale della città. Tra l'altro stiamo costruendo il nostro programma insieme a Brescia per il 2023, ma proprio perché pensiamo al 2023 che sia un punto di partenza per gli anni futuri, è necessario programmare non solo un palinsesto, che certamente ci sarà e certamente ci auguriamo che sia il più attrattivo possibile, ma è necessario prima di tutto questa riflessione sulle diverse politiche. In particolare a me stanno a cuore alcuni temi che verranno toccati, come sai, ho insistito un po' per avere subito accolto peraltro il tema delle biblioteche, in particolare la biblioteca come infrastruttura culturale diffusa sul territorio, una delle poche, perché solitamente si tende a concentrare gli eventi e la cultura in luoghi specifici. Le biblioteche sono invece presidi culturali diffusi, sono il primo approccio culturale, c'è la gratuità per tutti, ma le biblioteche hanno vissuto e vivono anche momenti di difficoltà. Il superamento di queste avviene soprattutto con la messa in rete delle biblioteche, e in questo Bergamo lo sentiremo perché saranno presenti sia la nostra direttrice Laura Boni che il coordinatore di tutta la rete bibliotecaria provinciale, si è messa in rete con le 6.000 biblioteche presenti su tutto il territorio del nostro paese. E poi il tema delle partnership pubblico-private per permettere in tutto il patrimonio culturale una migliore gestione e dare l'abbandono integrato e il sottoutilizzo. E un altro tema fondamentale che affronteremo è il cultural welfare. Anche questo è un tema ormai ben affrontato con tantissime buone pratiche in Nord Europa. Stenta un po' ad arrivare in Italia, ma a Bergamo ci sono esperienze, le vedremo. Piccole esperienze, si tratta ora di fare il passo verso strutturarle in una modalità in cui si uniscono competenze diverse, culturali e sociali e Infatti l'abbiamo chiamato è tempo di politiche, perché ci sono moltissime pratiche diffuse, anche a volte riconosciute e promosse dalle ASL in territori diversi e che hanno dimostrato di funzionare bene, cioè di essere davvero di grande utilità nella prevenzione e nella cura di moltissime malattie, in particolare ad esempio sulla terza età. E adesso è tempo però di riuscire a trasformare questi casi sporadici in un programma più definiti e permanenti. Quindi posso chiedere qual è lo spirito e il senso con cui carico partecipa ormai da molti anni. Non vorrei esagerare e definirlo uno spirito molto molto positivo, anche perché Fondazione Cariplo è orgogliosa di collaborare con Arte Lab e soprattutto di essere presente come partner in questo progetto che vede Arte Lab in questo triennio di percorso di avvicinamento al 2023, quindi che vedrà le due città, Bergamo e Brescia, capitali della cultura. Certo, anche Cariplo ha dovuto attrezzarsi di fronte alla negatività che la pandemia, soprattutto in alcuni ambiti, e credo che quello più colpito sia
soprattutto quello culturale, purtroppo ha lasciato in eredità. Ecco perché, cari Plon, nel ridefinire un po' gli obiettivi e anche il percorso da adottare, ha cercato soprattutto di focalizzare le risorse su quegli interventi che avessero come obiettivi essenzialmente le persone e il territorio. È stata molto attenta proprio a questi due obiettivi, partendo dalla considerazione che non è tanto il contributo in sé che può portare ad un accrescimento della politica culturale, ma sono le persone, sono le istituzioni e sono coloro che credono davvero in questo progetto di rilancio dell'aspetto culturale. Quindi Fondazione Cariplo, ripeto, è ben lieta di aderire a questo progetto e non per nulla credo che anche con alcune azioni concrete che già sono state avviate per il 2020 e saranno confermate anche per il 2021, vede la nostra fondazione ben presente a sostegno di queste iniziative. Quindi grazie a lei. Grazie. Martina, chi ci fa da, che si aspetta da Aste dall'ospitale? Allora, noi siamo molto contenti e onorati di far parte di Artlab e di non essere non solo una location, ma di davvero aver attivato questo partenariato in questa fase di start-up del nostro importante progetto. Ci teniamo molto a porre l'attenzione sulla sostenibilità economica dei centri culturali indipendenti e sulla valutazione degli impatti, due temi che stanno a cuore non solo ad Aste, ma a chiunque voglia fare cultura, e quindi ringraziamo moltissimo Artlab per questo partenariato e per farci partecipare a questa community in cui crediamo molto e in cui pensiamo di poterci esprimere al meglio. Sì, dovrebbe essere così, cioè il tema della valutazione della sostenibilità sono due temi cruciali, non è che siano stati proprio presi fino adesso moltissimo sul serio, e questi sono dei temi centrali, e sono dei temi centrali in cui proprio sono una delle ragioni, tra l'altro, per cui è nato Artlab 16 anni fa. Una delle prime cose fu con il compianto Mario Bello, segretario generale, costruimmo una sessione con numerose fondazioni sul tema della valutazione, cioè che cosa vuol dire, come si fa, da quali competenze servono per poter valutare e restituire il valore che le attività culturali esprimono fuori dall'impatto economico. Allora eravamo prima dell'impatto sociale, cioè se ne parlava ma non lo chiamavamo così, adesso è diventato un mantra con anche tutte le, così, i limiti che hanno le mode, no? Ma è un tema molto, molto importante, e infatti ottima cosa che l'abbiate preso sul serio, perché non è un tema, anche la sostenibilità non è semplicemente dove trovo i soldi, chi è che paga, e laddove non sono i servizi al pubblico o altre fonti di entrate proprie sufficienti per sostenere quello che faccio, ma è perché dovrebbe farlo, e quindi è a chi è di beneficio quello che faccio. Questa è la domanda fondamentale quando ricevo il ripensamento. Cioè, di uscire dallo sguardo ombelicale, lo faccio perché è bello e lo so fare bene, ma perché lo fai? Per chi lo fai? Che beneficio ne trae il territorio? Questo senza pensare a trasformare gli operatori culturali in operatori sociali, è un altro mestiere. Ma per potere è legittimo che si chieda, e non è un'imposizione dei finanziatori pubblici o privati, è del tutto legittimo che si dica: ragioniamo insieme. Non ti impongo una gabbia di criteri, ma possiamo provare a parlarne, possiamo insieme capire cosa serve, come possiamo integrare delle attività, come possiamo svilupparle. Questo è uno dei temi che ritorna in più sessioni di Artlab e che si svolgeranno, dicevo, anche in numerosi spazi. Uno spazio è il Teatro Tascabile di Bergamo, all'ex convento. Non è con noi oggi Alessandro Rigoletti, perché questo così dà conto della varietà dei partner del club, perché sono in tournée
in Puglia e non so dove, quindi erano lì, non è con noi oggi Alessandro, non avrebbe voluto. Direi che questo, ci sono nel programma, sfogliatelo, ci trovate molte ragioni di interesse, alcune, come dire, possono magari non subito essere, trasmettere immediatamente la loro importanza. Ne cito una tanto perché così introduco un altro tema, stiamo cercando, e con, devo dire, con soddisfazione reciproca nostra e di attori privati, culturali, pubblici di Bergamo, di programmare insieme delle attività. E due tra queste, oltre ad Aste e BB, sono con Confindustria Bergamo e con i Maestri del Paesaggio. Confindustria Bergamo ospiterà il venerdì una sessione sul tema molto, se volete, di nicchia, ma molto di futuro. Ospiteremo Laura Kaltenbach, che è una francese di storia importante, che da alcuni anni lavora per la Camera di Commercio di Parigi a costruire dei gruppi multidisciplinari di creativi, scienziati e artisti che innovano processi produttivi aziendali, ma non come uno potrebbe dire, va bene, il design, no, nella meccatronica digitale, nei processi produttivi veri. E l'altro è con i Maestri del Paesaggio, saremo saragiulisti, sapete che in settembre tradizionalmente c'è questo grande festival dedicato al paesaggio, e con loro proponiamo Anna Hurwind, che consiglio caldamente, è in inglese l'incontro, è Anna Hurwind, è una norvegese che viene questi due giorni per Art Lab, per le biblioteche, perché è autrice di un visionario progetto della Biblioteca di Oslo, ma è una progettista di arte pubblica, ha fatto l'arte pubblica all'aeroporto di Oslo, ha lavorato in numerosi ospedali, è una personalità veramente fuori dal normale, uno dei casi in cui si può usare straordinario. E questo lo facciamo appunto con i Maestri del Paesaggio, con l'idea, come abbiamo avviato questo percorso, poi i bergamaschi sono un po' come i torinesi, non ci vuole tempo per costruire fiducia. Poi quando dopo si costruisce e si stabilisce fiducia, poi si può pensare di tutto. Ed è quello che faremo anche negli anni prossimi, quindi intendiamo avviare, aumentare, incrementare queste esperienze, e quest'anno noterete, lo dico perché qualcuno sono sicuro che si avrà storto un po' il naso, c'è una presenza molto modesta di operatori di Bergamo di Brescia, è una scelta, è un momento in cui sono concentrati, siete, sono concentrati sui progetti per la capitale, a pensarli, a capire come svilupparli. Quello che facciamo è di mettere a disposizione 150 colleghi italiani ed europei su temi tutti dentro la capitale, i progetti della capitale, turismo sostenibile, cultura e salute ed altro. Quindi questa è stata un po' la scelta, per poi passare con il 22-23 a valorizzare anche i progetti che mano a mano svilupperà il tessuto culturale. Grazie e benvenuti ad Art Lab.